Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di psicoterapia individuale, di coppia e familiare. Parleremo anche della differenza tra le modalità di intervento e quali sono le conditio sine qua non per accettare la richiesta di aiuto da parte di un cliente paziente. Per farlo siamo in collegamento da Roma con la dottoressa Yolanda Lobue. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a voi, grazie. Dottoressa, quali sono le motivazioni che spingono un cliente paziente a chiedere aiuto allo specialista? E in che modo il paziente può riconoscere che è arrivato il momento di rivolgersi allo specialista? Allora, fondamentalmente è importante riconoscere il momento in cui il paziente chiama, quindi chiede aiuto e ha il coraggio finalmente di poter telefonare a un punto di riferimento o conosciuto o comunque che va a conoscere tramite i diversi mezzi di comunicazione, internet o qualsiasi altra modalità, o il sito online oppure il passaparola. Quindi nel momento in cui decide di chiamare, sicuramente vi è un disagio che può essere da breve termine, da breve tempo, o un disagio che già si manifesta da tanto tempo. Quindi nel momento in cui chiama, sicuramente non tutte le domande come specialista io pongo sin dalla prima chiamata, ma sicuramente la modalità di come il paziente si confronta a uno specialista come me è quello di richiedere un appuntamento oppure fa delle domande. E già da lì è importante capire che tipologia di domande fa, anche se non è, oppure chi chiama, se è direttamente la persona che manifesta il disagio, un parente, un familiare, un partner, un coniuge, quindi anche chi chiama è un aspetto fondamentale. Nel momento in cui si presenta a studio, quindi si fa appunto si compila un fascicolo con tutte le domande relative a qual è la spinta che porta la persona a chiedere aiuto, a recarsi presso lo studio di psicoterapia, se è una psicoterapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo, quindi in base alla tipologia di problematica. Si comincia a individuare qual è il bisogno della persona e che tipo di servizio prestare. Quindi il primo passo è che il terapeuta deve raccogliere tutti i dati anamnestici e relativi al ciclo di vita della persona, sia individuali, quindi personali, sia familiari, perché bisogna distinguere la vita personale anche da quella familiare. Ora, un aspetto importante è comprendere qual è la preoccupazione principale che spinge il paziente a chiedere aiuto, cosa ci sta chiedendo e qual è la direzione next che lo psicoterapeuta deve seguire. Lo psicoterapeuta è un po' come un artista, deve prendere per mano la vita del paziente, accoglierla, conoscerla, non con curiosità o con controllo, ma soltanto come un regista un artista o un regista che guarda dal di fuori ma partecipante la vita del paziente con molta discrezione, non invadenza e cercando di non manipolarla ma modellarla. Alla stessa maniera il paziente deve assolutamente avvicinarsi allo psicoterapeuta costruendo un rapporto di fiducia, evitando anche qualsiasi relazione di tipo che si chiama di tipo confluenza, cioè ovvero con una perdita di confini, ci deve essere chiarezza rispetto ai ruoli, chi è il terapeuta e chi è il paziente, evitando qualsiasi forma di manipolazione anche da parte del paziente nei confronti del terapeuta. La psicoterapia ha il compito di ricostruire il tessuto lacerato del sé. Molte delle esperienze che si vivono in terapia ricalcano vissuti della prima infanzia. Spesso lo psicoterapeuta si ritrova in una dinamica in cui il paziente proietta sul terapeuta tutti i vissuti non funzionanti della sua vita sul terapeuta, o comunque proietta alcune relazioni fondamentali della vita del paziente
portando appunto nel contesto terapeutico tutte le sofferenze, i disagi, tutte le interruzioni di contatto che ha vissuto nella sua vita. È importante che lo psicoterapeuta possa comprendere il paziente utilizzando tutte le sue risorse, tutti gli strumenti che possiede. È importante che mantenga chiari i confini tra il terapeuta e il paziente e che possa avere anche uno sguardo obiettivo, completo, di tutti gli aspetti, di tutte le polarità del paziente. Quindi prendendo in considerazione sia i punti di forza del paziente, le capacità, quali sono le sue risorse, e poter aiutare anche il paziente a realizzare tutto quello che di forte possiede, non soltanto soffermarsi sulla malattia, sul disagio transitorio o permanente chissà da quanto tempo del paziente. Quindi lo psicoterapeuta deve avere la capacità di estrapolare la forza e l'energia costruttiva del paziente per dirigerlo verso una prospettiva futura, cominciando dal presente, qui ora, e portandolo in una dimensione futura, anche in una direzione di una prospettiva nel tempo. Il passato invece viene visto come qualcosa da riprendere per poter proseguire tutte quelle interruzioni che sono avvenute nella vita del paziente. Il terapeuta deve essere un canale di tipo affettivo, ricettivo verso l'altro, ma allo stesso tempo distaccato, attento ai processi interiori sia del paziente, ma anche di quello che noi proviamo in terapia. Durante la fine delle terapie, noi terapeuti dobbiamo anche esaminare cosa abbiamo provato noi durante la terapia, come ci sentiamo in relazione al paziente, cosa abbiamo potuto sperimentare e quali sono i blocchi che possono essere esistenti tra un paziente e un terapeuta. Per esempio, una mancata fiducia da parte del paziente verso il terapeuta è un'interruzione, un blocco della relazione. Quindi il terapeuta si deve chiedere che tipo di relazione il paziente sta instaurando con me, terapeuta, chi rappresento io nella sua vita in questo momento e quali sono gli aspetti che devo fare in modo di sbloccare per aiutare il paziente. Quindi a volte il paziente proietta su di noi tutti i suoi vissuti negativi, ricostruendo anche con noi terapeuti altre relazioni conflittuali negative o dove comunque dobbiamo fare in modo di ripositivizzare e di sbloccare la vita del paziente. Quindi, come ben capite, la figura del terapeuta non è così semplice, a volte diventiamo anche cestini dove i nostri pazienti ci vomitano addosso un po' i loro vissuti, ma noi con amore e con tanta accoglienza dobbiamo dirigere il nostro paziente verso degli obiettivi costruttivi di vita e diventare dei punti di riferimento, e loro si sentono presi, come quando un neonato appena nato ha bisogno di essere preso dalla mamma o dal papà per sentirsi contenuto. Il terapeuta rappresenta un po' colui che contiene chi è il paziente, che cerca di proprio abbracciare, accogliere anche nella sua sofferenza più profonda. Quindi una delle domande che mi pongo è sempre di fronte a un paziente, in base al tempo della terapia, in questo momento chi rappresento io per il paziente, che tipo di interruzioni vive con me e in che modo posso ripristinare l'interruzione. Questo per quanto riguarda la psicoterapia individuale. Per quanto riguarda la psicoterapia di coppia, quando una coppia chiede aiuto quando vi è, intanto quando si diventa coppia quando due partner si scelgono in maniera vicendevole e quindi vi è la scelta. Dopo la scelta vi è anche una fase che si chiama la delusione, quindi alcuni aspetti negativi dell'uno e dell'altro che cominciano a diventare ostacoli nella coppia. Dopo la delusione ci si sceglie di nuovo, quindi le tappe fondamentali della coppia sono scelta, delusione, riscelta. Spesso la coppia può chiedere aiuto nella fase della delusione o della fase della riscelta. Dopo un momento di crisi, probabilmente la coppia si mette in discussione per poter riaffrontare tutto quello che non è andato e decide di proseguire. Proprio in questa fase della delusione, la coppia spesso chiede aiuto.
poiché da soli non riescono ad affrontare alcune delusioni molto forti, per esempio il tradimento, oppure delle difficoltà comunicative di tipo sessuale, di tipo intimo. Allora loro decidono di chiedere aiuto a un professionista, a un terapeuta. Spesso quello che vedo nelle coppie è la difficoltà di ricominciare a canalizzare la loro energia di coppia per poter proseguire insieme. Il terapeuta rappresenta colui che ricanalizza questa energia affinché la coppia riparti a stare insieme e la loro intimità può essere nuovamente vissuta pienamente. La coppia alla fine si risceglie. Anche nella fase di riscelta, dopo un grande trauma, probabilmente la coppia può decidere di chiedere aiuto per proseguire questo cammino in due. Allora, il terapeuta deve essere neutro e non deve essere un terzo elemento dentro la coppia, deve essere soltanto colui che dirige e che aiuta la coppia a ripristinare la loro vita e il loro ciclo vitale. Un'ultima parte è la psicoterapia familiare. Quando una famiglia chiede aiuto quando vi è un momento di crisi e spesso capita o durante la fase della crescita dei figli, per esempio adolescenti, oppure durante il momento in cui i figli escono da casa e la coppia rimane da sola. Quindi solitamente chi chiede aiuto di psicoterapia familiare presenta un disagio o di uno dei figli oppure della moglie che spesso è in crisi col marito, ma anche dei figli. E quindi richiediamo anche la partecipazione dei figli, soprattutto se sono giovani o adolescenti o manifestano un disagio. La psicoterapia familiare è molto interessante poiché arrivo a lavorare sulle dinamiche tra i membri familiari, sui ruoli, sull'importanza di rispettare i ruoli, cioè la parte genitoriale, la parte di coppia deve essere differente dalle madre figli o padre figli, e cerchiamo di rimettere in ordine in quei ruoli che sono stati confusi, oppure se i confini non sono chiari e quindi parliamo di famiglia invischiata o disimpegnata. È molto bello riveder rinascere famiglie dopo un po' di disordine, e spesso il disordine nelle famiglie si crea o da inversioni di ruoli o da confini poco chiari o da uno stile comunicativo disappropriato. È molto bello rivedere come psicoterapeuta rinascere delle famiglie dopo grandi confusioni e io cerco sempre di portare la famiglia ad una condizione di rinascita e di rifioritura, come un fiore che per un periodo è stato disnutrito e ricomincia a vivere. Questo è un po' il percorso principale dei tre servizi che presto a studio, ma presto anche altri servizi. Oggi ci siamo focalizzati solo su questi tre punti. Complimenti, dottoressa, io la ringrazio per il contributo che lei continua a dare alla nostra trasmissione e la ringrazio per essere stata oggi con noi. E Grazie anche a voi. Buonasera. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.